Eccoci ragazzi, in questo nuovo video oggi direttamente dall'EICMA, qui dalla fiera delle moto, ma della gnagna anche ragazzi, quindi vedremo tanta gnagna e tante moto nuove. Finalmente dopo 2 anni si ritorna all'EICMA, lì così, guardate ragazzi, finalmente. Quindi ragazzi, restate connessi al video e vi farò vedere un po' di novità così. Ragazzi, nuova Fantic 450 Rally, molto molto carina, dovrebbe essere un bicilindrico se non sbaglio, bella. Ragazzi, primo stand Triumph, andiamo a vedere un po' le novità di Triumph. Targa Sport 660, sempre tricilindrico, e qua andiamo a vedere la nuova Concept Tiger 1200, davvero davvero molto bella. Tricilindrico con cardano, questa è una pre-produzione molto molto carina, bel motorone questo ragazzi, proprio bello. Ma saliamoci sulla 660. Bella stagna, sembra come moto, un po' piccolina forse per me. Eccoci ragazzi, ci stiamo per entrare nello stand Honda, davvero molto pieno di gente. Qua gli scooter non ci interessano, noi vogliamo le moto. Ecco la Fricona ragazzi, spettacolare, sicuramente una delle moto più belle per i motoviaggiatori. Applica pure, spero che si senta qualcosa. Andiamo a vedere la nuova uscita, NT 1100, sono molte moto elettriche ragazzi, da zero, sono molte moto elettriche, però di qua si vede una bella cosa, quindi facciamo per così e andiamo a vedere quella moto là. Ragazzi, CF Moto MT800, motore KTM 790, davvero comoda, comoda, molto comoda. Moto davvero interessante, se uscirà a un prezzo decente, secondo me sarà la moto dell'anno. MT800, dovrebbe essere cerchio da 19 anteriore, un bel TFT, motore come ripeto di derivazione KTM, davvero bel mezzo ragazzi. Regolabili le sospensioni anteriori e anche il mono posteriore, tutto regolabile. Questa qua versione off road e c'è la versione più on road di qua. Prezzo non c'è ancora, non è ancora disponibile. Ragazzi, qua c'è la Norden. Eccola, una delle prime Norden, ragazzi, che si vedono. Abbastanza simile, diciamo, al
prototipo che abbiamo visto 2 anni fa. Peccato che non c'è Husqvarna, però guardate qua, bellissima, davvero davvero bella. Non si può neanche salire ovviamente, però bellissima moto. Ragazzi, padiglioni 22-24, entriamo subito. Qua mi sa che ci sono già delle belle sorprese. Subito all'ingresso, subito così, ragazzi. Infatti là c'è Benelli, ragazzi. Andiamo a vederci la nuova TRK. Ok ragazzi, ecco la TRK 800, che di 800 non c'è niente perché il motore è un 750, linee accattivanti. Però a mio avviso un po' scarsa di motore. Molto bella come linee, c'è niente da dire. A livello anche di colore, molto molto bello. Abbiamo uno schermo TFT, in ciclistica mi sembra un po' migliore rispetto alla CF Moto. Freni Brembo, doppio disco anteriore. Sì, sì, no, volevo dire se era 19. Tutto sommato non è male. E ragazzi, tanto hype qui a Benelli, molto molto interessante a livello estetico, devo dire. Sono un po' dubbioso sul motore, però tutto il resto, ciclistica e tutto, mi sembra molto buono. Freni, impianto frenante, un po' tutto. Molto molto bella. Sarà una grande sfida con la CF Moto, a mio avviso, con la MT800. Quindi lo so, giudicate un po' voi. Versus. Prezzo ancora non disponibile neanche per questo. Per questo però dicono che dovrebbe essere sotto i 10.000 euro. Ve lo dice anche Martina. Iscrivetevi tutti al suo canale. Ok ragazzi, stand Yamaha. Qua c'è una bella Tenere 700, tutta bella kittata, molto molto carina. Novità in casa Yamaha non ce ne sono più di tanti. Ci sono le nuove Tracer 7 e Tracer 9. Vediamo la Tracer 7, la mia vecchia bimba. Vediamo, saliamo sulla Tracer 7. Devo dire che mi sembra un manubrio più largo rispetto a quella che avevo, un pelino più largo. Comunque è sempre lei, un po' più larghina. Qua c'è una sfilza di moto di Valentino Rossi. Guardate, nuova MT10, ragazzi. 10 no. Ah, l'MT10 nuova. Eccoci ragazzi, stand MV Augusta Lucky Explorer Project. Questa è la nuova concept, diciamo. Questa è la 550 e quella è la 950. 550 che deriva spiccicata alla TRK, però per motore dovrebbe essere QJ Motors, quindi è la sorella della TRK, però presenta comunque soluzioni più di qualità a livello ciclistico e impianto frenante e tutto. Però è proprio la sorella della TRK. Invece là c'è la 9,5, che sembra una moto molto molto più performante e molto interessante. Vedremo un po' quando usciranno in produzione, vedremo un po' i prezzi di lancio e tutto.
vediamo qua un bello schermo TFT, quindi questa collaborazione con QJ Motors fa uscire queste belle qua. Ma è davvero una moto spettacolare. Grazie, il turismo veloce. Questa è moto, un gran pezzo di moto. Grazie. Stan Suzuki. Andiamo a vedere la nostra. Anche Besaida ve lo dice. Iscrivetevi al canale. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Stand Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio. E qua c'è la V100. Nuova quarta riga della Moto Guzzi. È molto bella. Andiamo a vedere invece la Touareg. Ragazzi, molto comoda, devo dire, eh? Molto molto comoda. Bello schermo TFT, invece gialla. Poi anche Greta vi dice iscrivetevi al canale. Ok ragazzi, io concluderei qua il video. Come vi ha ricordato le amiche durante il video, iscrivetevi al canale. Ok, spero che questo video vi sia interessato, questo video qua dell'ECMA. Un bel ritorno dopo 2 anni di mancanza di questa fiera. Io sono stato abbastanza soddisfatto, anche se qualche mancanza c'era. Ducati, BMW, KTM, Husqvarna non c'erano, però comunque qualche novità importante c'era. Qualche altra novità aspettata che ci aspettavamo che non c'era, c'è stato, ad esempio il Transalp, però aspetteremo nuove notizie su moto nuove. Quindi grazie ancora e ciao ciao!